Ecco a voi Carlo Molinaro. Oggi quella che tecnicamente chiamano una metapoesia, cioè una metapoesia su quello che accade, si intitola Quello che fa il film al balconcino. Colori, suoni, impressioni. Quando Maxim introduce l'inno Rom, dicendo che è stato composto da Auschwitz, le bollette rimaste sui fili per stendere davanti al balconcino diventano nodi di filo spinato, per poi trasformarsi in fiori quando la canzone comincia. Ascolto e guardo e faccio il film e con l'occhio e con la videocamera cerco bellezze e contrasti. Se il cielo è azzurro, parto dall'alto e scivolo sui muri delle case fin giù verso la scena. Se piove, salgo dalle gocce di una pozzanghera fin su verso la scena. Scivolo adagio sulla gente che guarda. A volte mi rannicchio a terra, a volte sto in punta di piedi, braccio teso, cerco di non tremare. Colgo, se ho buoni riflessi, ciò che appare all'improvviso, un vicino alla finestra, un fiore gettato dall'ultimo piano. E se sul balcone una ragazza è in minigonna, viene bene filmata dal cortile. Se ha una generosa scollatura, meglio salire di fronte al terzo piano. È un accorgimento tecnico per cogliere a fondo il nucleo dell'essenza. Nelle carrellate è consigliabile far entrare piccoli dettagli come raggi di ruote di biciclette, scritte condominiali, sandali di donne, capriole di bambini, passi inavvertiti di danza e qualche abbraccio. Colori, suoni, impressioni. Dare l'idea di quello che succede, niente più, niente meno, ma farlo bene. Non è un miracolo da santificare, né una sciocchezza da minimizzare, sono persone che provano a fare cose belle e molto spesso ci riescono, le persone che ascoltano e guardano. Io faccio il film perché resti una traccia, perché resti un documento, almeno nel breve tempo umano in cui rimangono le tracce e i documenti. Poi, se viene il mio turno, cerco qualcuno a cui passare la videocamera e salgo anch'io a dire ciò che so di dover dire, quella piccola barba di poesia che come un ragno lascio filare al vento, mentre tutti si va via.